Salve a tutti youtubers, qui è Calico84 e benvenuti su Space Engineer. Siamo... Dove siamo? Hop, buio pesto, ma siamo sulla Luna, ok? Molto vicini alla Terra. E ciò che sono qui per mostrarvi oggi non è né una nuova creazione, né bug, né cose, anche se di bug ce ne sono. Tipo ad esempio il fatto che se entriamo nel nostro cryopod... ok, per fortuna adesso no, ma poco fa se entravamo nel cryopod perdevamo salute. Non so cos'è cambiato rispetto a prima, ma ok, meglio così. C'è questo bug che ogni tanto entri nel cryopod e muori. Ma ciò che voglio fare oggi è un esperimento. Allora, molti di voi mi hanno detto, crea una nave capital ship e la fai andare sulla Terra. Ok. Visto che ci tenete tanto, non vedo per quale motivo non dovrei provarci. Dico bene? Allora, qui abbiamo il signor Metra, ma adesso facciamo la live privata, la partita privata. E andiamo qui e vediamo un po'. Questo soltanto abbiamo i missili Hades, quindi... Signori, oggi faremo atterrare... Se così si può dire, Babylon su un deserto. Allora, ho già provato a farla uscire, a farla spawnare praticamente tipo a questa distanza e cade. Caduta libera non c'è speranza, quindi io la metto a una distanza in cui sappiamo che raggiungerà la velocità massima, quindi è praticamente quando la gravità diventa un G, qua. E adesso spawneremo Babylon, signori. E vedremo un po' come si comporta. Ma non la spawneremo solamente, come si dice, ferma. La spawneremo mentre avanza. La lanceremo e vedremo che cosa succede, ragazzi. Ora, Ctrl V, ci sto provando. Ah no, aspettate, devo fare Ctrl Alt F10 perché sono in survival. Ok, e Ctrl V. Di nuovo F10, Babylon. Ok, sto giro sta arrivando. Allora, ho fatto un tentativo prima, mentre sta caricandolo, diciamo, ho fatto un tentativo prima e sostanzialmente è crashato il gioco. Proprio letteralmente è venuto lo schermo nero. Però, ora vedremo che cosa succede. Ora, giusto per capirci quanto è piccola Babylon rispetto a questo pianeta. Cioè... È minuscola, non... Cioè, non la si vede neanche. Guardate che roba. È una miniatura, ok? Ci mettiamo più o meno a questa altezza qua. A questa altezza qua può andare bene. Noi rallentiamo in modo da andare tranquilli, così, ok? E... Accelera un po' e... Wish! Incrociamo tutti quanti le dita, ragazzi. Ok? E vediamo Babylon che va. Vediamo i propulsori qua che cercano di farla rimanere su, ma sarà difficile. Ok. E infatti non ce la fa, sta andando a schiantarsi. Probabilmente centrerà questo pinnacolo qua sopra. Neanche si è perché in avanti è riuscita a fermarsi. I propulsori anteriori hanno frenato... l'avanzamento, ma purtroppo i propulsori inferiori assolutamente non riescono a gestire l'immane peso di questa nave, che saranno qualche centinaio di milioni di chilogrammi, e guardatelo come va giù a peso morto, povera Babylon, forse se fosse stata fatta di armatura leggera avrebbe avuto qualche chance in più, e noi sostanzialmente adesso, hop, andiamo qui, e... Ce la vediamo mentre casca. Ok. Attenzione. Arriva. Sta arrivando. I nostri FPS sono abbastanza bassi. Non riusciremo mai a vederla normalmente. Vediamo in cinematica. Boom. Ok. Ok, mi aspetto...
Vi assicuro che mi aspettavo qualcosa di più tremendo. Vabbè. Ok, sta solo calcolando. Il gioco sta cercando di capire che cacchio è successo. Guardate là tutto che esplode. Guarda, si vede da lontano. Wow. Cioè, sembra piccolissima, eppure non solo non è piccolissima, ma non è neanche così vicina. Ok, sta iniziando a subire i danni. Ok, ci teleportiamo. Ok, vediamo lì a sinistra, sta iniziando a esplodere perché si sta piantando per terra. Che sta iniziando a esserci un po' meno stutter. Ragazzi, non fate mai schiantare una nave come Babylon su un pianeta. Questa è la lezione che impariamo oggi, ok? Il maestro insegna. Ok. My God, guarda che... Oh, cielo. Non è... Oh, mamma mia. Ok. Il computer non sa più che cosa sta succedendo. Probabilmente se la cancellassi e la facessi rischiantare otterrei risultati migliori. Mamma mia. Probabilmente sarà ingoiata dalle sabbie mobili. Pongo fine alle tue sofferenze. Ok. Ok. E siamo di nuovo come... Mamma mia. Ok. Ora la ripiazziamo così com'era. Perché se la mettiamo che si interseca con l'universo diventa un disastro. Allora, vediamo un po'. Allora, non sembra neanche essersi troppo danneggiata dall'impatto. Perché proprio non è riuscita a calcolarlo. Non c'è niente da fare. Era talmente devastante sta cosa che non è neanche riuscita a calcolarsi l'impatto. Proviamo adesso. Così. Ok. Ok, siamo più o meno a livello di prima. Wow. Oh, ma sembra una scena di Star Wars. Cioè, ragazzi, non so se voi vi rendete conto comunque di quello che ho fatto qua, perché, su serio, ragazzi, quello lì sono io che sto saltando e questa è la nave. Cioè, le scale su un pianeta sono completamente sballate. Cioè, questa nave è minuscola, paragonata alla grandezza del pianeta. Guardate che roba. Se andiamo avanti, fra un po' non la vedi più. Boh, è già sparita. No, guarda, si vede l'impatto. Lì è il punto di impatto. Ok, si va ancora indietro. Già qua non la vedi più. Troppo lontani. Cioè, rendetevi conto del livello a cui siamo. Mamma mia. Quello è il buco che avrebbe dovuto fare, ma che non ha fatto. Credo. O sì. No, non lo ha fatto. Ok, diciamo che al momento far schiantare Babylon non è esattamente una cosa fattibile, perché è talmente grossa e c'è talmente tanto calcolo che, vedete, non si schianta, non si rompe, c'è niente da fare, non si distrugge. Possiamo impegnarci quanto vogliamo, ma Babylon non viene distrutta. Ok, appurato, vediamo un po' che cosa succede. Con una nave un po' più piccola.
al solito la nostra FTL, perché è sempre lei, ok? Bam. Incollata. E lei dovrebbe essere un pochino più facile. Già il fatto che riesco a girarla mentre è per terra, ok? La mettiamo tipo qua di altezza e bam! Attenzione, vediamola, vediamola, vediamola! Ok. Ci hai provato, amica. Ci hai provato. E di lei penso che possiamo anche farne andare più di uno. Ops, sono morto. Non ci ho pensato. Ok. Rieccoci qua. Ctrl V. E questa volta la nostra navetta andrà avanzando. Fium. Wow. Au. Ok. Si è... Mi piacerebbe dire che è sopravvissuta, ma... ha le piante che gli spuntano dentro. Forse non gli è andata così bene. Poteva andargli meglio. Anche peggio, ammettiamolo, anche peggio, ma poteva andargli meglio. Altre navi che possiamo spawnare... che non siano troppo grosse. La Democritus, why not? Giusto, ragazzi? Il nostro incubo peggiore, la Democritus. Vediamo un po'. Ok. Ed ecco qua la Democritus, signori. Vediamo un po'. La Democritus che si schianta magari contro quel bellissimo... là, così, vai. Bam. Ok, la Democritus va, arriva, e? Boom. Ok, addirittura è rimbalzata. Però non sembra essersi schiantata con troppo... sì, si è schiantata con molta violenza, abbiamo praticamente perso una buona parte... dello scafo. Noi non abbiamo problemi di lag al momento, a quanto pare, il che è positivissimo. E la Democritus dove l'abbiamo lasciata? La sono persa lì. Ah, ce l'avevamo dietro. Ok, quindi se noi andiamo qui dovremmo riuscire a vederla. Ed eccola lì. Cioè, guardate che roba, la Democritus, quella nave gigantesca che abbiamo avuto tantissimi problemi io e Meta anche soltanto a demolire, non solo a conquistare. Guardate che roba, quanto cavolo è diventata piccola, paragonata a tutto il resto del pianeta. I pianeti, ragazzi, sono una cosa fighissima. Assolutamente non ho parole. Tutto ciò che vi posso dire è che, ahimè, serve un computer molto spinto. Il mio computer, che tutti sapete ormai com'è, ora sta facendo 34 fps. E praticamente ho semplicemente una FTL là e la Democritus schiantata qua. La quale, con tutta probabilità, se mi avvicino adesso, mi ucciderà. Vediamo un po', ma sono abbastanza sicuro. No? Ottimo, mi piace questa cosa. La Democritus ha deciso di non spararmi, mi piace. Ehi, non facciamo scherzi, ragazzi. Sono innocente, ok? Non ho fatto nulla di male per adesso. Sì, ti ho lanciata in giro, però. E una cosa bellissima che voglio farvi vedere, se riesco. Jetpack esaurito. È che qui, a livello dei propulsori, forse qua dentro non si vedrà bene, però... oltre a, vabbè, il fatto che vediamo i propulsori infrangersi sul suolo, ma qua non si vede bene, ok? Sulla Luna si vede molto meglio, c'è l'effetto fumo. È una figata. È bellissimo.
Adesso io e Meta inizieremo a cercare di costruire un po' di veicoli che possano andare bene sui pianeti e con tutta probabilità, non quella puntata di questa settimana, perché la puntata di questa settimana c'è ancora altra roba, ma dalla prossima settimana, atterreremo su un pianeta, sicuramente. Dobbiamo ancora decidere, anche se abbiamo già qualche mezza idea su quale pianeta atterrare, difficilmente sarà quello degli insetti, perché vogliamo prima abituarci alle meccaniche del pianeta, poi penseremo agli insetti. Cioè, guardate quanto cavolo è distante la FTL laggiù. E anche la Democritus, che è così grossa, ma è lontana. Cioè, guardate, per arrivarci, ma che roba! Ci sono stazioni spaziali che sono più corte, che sono più piccole di da quell'albero al cannone qua della Democritus. Cioè, le scale in questo gioco sono completamente cambiate oramai, ragazzi. Completamente cambiate. E io non potrei essere più felice di questo. È una figata. Io non vedo l'ora di avere il mio fighter con, o il mio veicolo qualsiasi con cui me ne andrò in giro a hoverare per il pianeta. In cerca di stazioni, risorse e cose strane. Non vedo l'ora, sul serio, ragazzi. Ok, abbiamo schiantato la Babylon, abbiamo schiantato l'FTL, abbiamo schiantato la Democritus. Questo è quello che succede quando schianti delle navi. Il computer lagga. Al momento, il sistema dei pianeti è ancora un pochino pesante. Il multiplayer probabilmente sarà sistemato fra non molto, almeno così hanno detto gli sviluppatori, io non vedo l'ora, e vedremo che cosa succederà in quel momento. In quel momento probabilmente vedremo degli ospiti apparire durante i nostri let's play. Detto questo, ragazzi, con questo meraviglioso sfondo, la Democritus schiantata, io vi saluto e vi dico che ci rivediamo molto presto su Space Engineer, sui pianeti. Ciao ciao! È troppo figo. Wow!